Questa volta giacca e cravatta, perché non siamo sul campo o su uno scavo, ma anche cavalletto, perché dobbiamo fare dei reperti spesso molto piccoli, perché stiamo parlando di preistoria. Infatti questo è il Museo Archeologico di Verona, che finalmente riapre, almeno nella sua sezione preistorica. Si sono dati convegno praticamente metà dei preistorici d'Italia, e noi naturalmente siamo andati a vedere se vale la pena veramente aver aspettato così tanto. Ve lo anticipiamo già, vale la pena. Qui la sfida appunto è far comprendere cose che sono molto difficili da comprendere solo attraverso gli oggetti, e quindi bello vedere anche plastici, vedere ricostruzioni delle capanne. Il museo veramente è molto chiaro, sia nell'apparato didattico, nelle didascalie, ma sia anche nelle ricostruzioni che propone. Quindi è veramente un bellissimo lavoro. Il mio applauso a tutta l'equipe che qui ha lavorato, tra l'altro in maniera veramente veloce, per riuscire ad aprirlo all'inizio dell'anno. Un museo con i suoi reperti racconta moltissimo. Innanzitutto racconta l'uomo con le sue idee, le sue emozioni. E tra queste idee, queste immagini, queste emozioni, c'è anche tutto l'aspetto della ritualità, che si declina in tanti aspetti. Possono essere il culto dei morti, possono essere immagini che lasciamo di noi, o meglio che loro lasciavano e noi oggi leggiamo, ma sono anche i doni, le offerte votive per le divinità o queste, diciamo, forze sovrannaturali, perché non ne abbiamo ancora esattamente contezza. Quindi parliamo di culti e di ritualità, ma è un concetto che per l'età del bronzo è ancora molto, diciamo, sfumato. Dobbiamo stare molto attenti quando trattiamo questi argomenti. Certo, abbiamo però delle evidenze fisiche, cioè i nostri reperti archeologici, che ci possono quantomeno dare indizi e condurci sulla giusta strada. In questa vetrina possiamo vedere due importantissime cose, bruttissimo il termine cose, ma lasciatemelo passare. Sono gli schinieri di Desmontà, e poi vi dico che cosa rappresentano per noi, e il cosiddetto deposito votivo di Pila del Brancone. Allora, partiamo dagli schinieri. Questi schinieri furono trovati a margine di una vasta estesa necropoli a Desmontà di Veronella, e sembrava fossero l'offerta che in qualche modo sanciva la presa di possesso di questo territorio dedicato alla città dei morti. Però ci siamo accorti che in realtà questi schinieri accartocciati attorno, ancora vedete, si sono preservati gli elementi lignei che furono infissi nel terreno per sostenerli. In realtà sono più antichi, perché si datano all'ultima fase del bronzo recente, rispetto alla necropoli che è del bronzo finale. Quindi c'è uno scarto tra le due realtà. Ma di certo schinieri, quindi utilizzati da un guerriero, depositati per una qualche motivo che ancora a noi sfugge in un certo territorio, credo che non sbagliamo se la interpretiamo proprio come offerta votiva, magari anche come ringraziamento di un qualcosa che è andato a buon fine. Lo stesso potremmo dire di questo deposito di armi. Sono veramente molto numerose e anche molto note, perché sono state prestate anche per prestigiose mostre all'estero, laddove si parla di guerrieri, ad esempio. Ed è un'offerta che noi abbiamo trovato su quella che era un antico corso fluviale. Quindi spade, punte di lancia, probabilmente elementi di corazze o schinieri, quindi delle lamine che avevano una qualche funzione, ma soprattutto questi strumenti sono defunzionalizzati, quindi appositamente ripiegati perché qualcuno non potesse riutilizzarli. Allora, siamo certi del fatto che sono stati esposti al fuoco, quindi c'è stata una elaborata cerimonia prima di deporli, probabilmente al culto delle acque, una qualche divinità delle acque, ma sono spade utilizzate perché portano i segni di battaglia, sono state purificate dal fuoco probabilmente e poi donate a queste entità naturali. Ecco, questo è un museo estremamente importante perché è diacronico, sì, e poi perché cerca di avvicinare il pubblico alla preistoria, cosa estremamente complicata. Sì. Allora, io amo dire, poi qualcuno mi vorrà anche smentire, che molti musei archeologici, soprattutto quelli, diciamo, di preistoria, non vengono, allora intanto non si danno i voti ai musei, possiamo dire mi è piaciuto, non mi è piaciuto, eccetera, ma sicuramente qui non si viene a
vedere qualcosa di bello. Qui si viene a vedere, a scoprire e a vivere un pezzo di storia. Poi c'è anche qualcosa di bello che appaga il nostro senso estetico, ma quello che noi offriamo al visitatore sono emozioni e storia. Quindi tutti i pezzi che voi vedrete qui raccontano del nostro passato e del percorso che ha fatto l'uomo, quindi è un approccio completamente diverso da quello che può essere magari la contemplazione di un'opera d'arte. Qui infatti non abbiamo arte o non tutta, qui abbiamo un oggetto che racconta la storia e fa la storia. E questo è l'approccio che noi abbiamo voluto dare al museo. Ci immaginiamo che vengano anche molte scolaresche. Quindi il nostro approccio alla preistoria e alla protostoria, e quindi il racconto che noi vogliamo proporre al pubblico, è di leggere questi reperti come fossero il frutto dello studio dell'uomo, quasi fosse un museo della scienza e della tecnica, perché di fatto dietro a un manufatto, imparare a lavorare l'argilla, a dominare il fuoco per fondere i metalli, è scienza ed è tecnica. Là dietro un sito palafitticolo che sa costruire con il legno e che strutture, c'è anche la capacità di reggimentare le acque e quindi abbiamo degli ingegneri idraulici. Ecco che noi stiamo raccontando la scienza di tantissimi, tantissimi anni fa. Bene, era il 2001 e stavamo scavando dei livelli nella parte atriale della grotta, all'entrata della grotta, e ci imbattemmo su alcune di queste pietre e molte mostravano delle macchie di ocra e questa in particolare mostrava una macchia nella parte bassa e insomma ci insospettì la cosa, quindi portammo l'oggetto, il reperto al restauratore, il restauratore rimosse la concrezione lentamente e ne emerse la figura. C'è un velo di concrezione che mascherava la figura. Siamo a livello di ipotesi o possiamo dirci certi? Certi della pittura? Sicuramente sì. Perché certi della rappresentazione umana anche, in quanto non è una rappresentazione umana fedele ed è una rappresentazione che mescola, diciamo, entra nel trascendentale, mescola uomo e animale in linea con quanto avveniva in quel periodo. In altre grotte del Paleolitico vi sono le figure teriantropiche, praticamente delle figure di sembianza semiumana, semianimale, che evidentemente rappresentavano un po' il sentimento e la religione di quel tempo, l'idea di un rapporto con la natura, di una transnaturale, di un rapporto con gli elementi principali della natura. Ecco, la datazione è solo stratigrafica, vero? Certamente, sì. Non possiamo datarlo direttamente perché non contiene materia organica, poi è meglio non prelevare campioni da quest'opera così unica e quindi ci affidiamo alle date dei reperti in materia organica contenuti nello strato che conteneva questa pietra, quindi carboni e ossa. E queste date risalgono a 35-36 mila anni fa al massimo. Quindi stiamo parlando di chi ha fatto di Homo sapiens. Homo sapiens. E stiamo parlando dell'ennesima capitolo che Fumane permette di scrivere. Sì. Questo è stato un capitolo importantissimo, scritto già una ventina di anni fa, che faceva seguito a dei paragrafi importanti, perché le scoperte a Fumane datano all'88-89 e quindi per i 10 anni successivi, tutti gli anni 90, vi fu la possibilità per noi archeologi e per l'intera comunità scientifica di conoscere veramente i dettagli di questo straordinario archivio. Nel 2000 ottenemmo questa splendida scoperta e successivamente insomma altre scoperte, man mano che si scende nei livelli ogni contesto è eccezionale insomma in quanto informazioni, ritrovamenti. Il nostro compito è proprio quello, è di individuare le narrazioni adatte al pubblico variegato, a tutte le categorie, a tutte le classi di età, e quindi è la nostra sfida. Non è un caso che una delle misure di PNRR che fa capo proprio alla Direzione Generale Musei è quello sulle accessibilità, intesa non come solo come accessibilità per diversamente abili, abbattimento delle barriere, che io direi è la quota zero, ma l'abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali. Dobbiamo ripensare il linguaggio dei nostri musei e qui abbiamo cominciato a farlo.